Toni Scilla è il nostro candidato, abbiamo creduto in quello che lui ha fatto, in quello che lui farà. Il suo progetto è importante per il territorio mazzarese, ma è importante anche per l'intera Sicilia. Dobbiamo cercare il possibile di dare non solo fiducia, ma di dare appoggio effettivo a Toni Scilla affinché possa sedersi insieme a tutti gli altri che naturalmente verranno eletti presso l'Assemblea regionale siciliana. Far sì che la voce dei siciliani possano ritornare a fare la Sicilia, perché in questo preciso momento la Sicilia è stata abbandonata dal nostro presidente uscente e tutti tifiamo ardentemente, mi raccomando assolutamente, per Nello Musumeci, grande uomo di spessore. Uomo che crede che si sta girando tutta la Sicilia, e non è facile, e una persona che dovrà mettere la barra dritta per portare la Sicilia ai valori, al territorio, alla salute, ai trasporti, a tutto quello in cui noi siciliani siamo abituati ed eravamo abituati prima dell'avvento di Crocetta. Un'ultima cosa, che dire, è stato un piacere per me ritornare a Mazara, non ci venivo da quando mio papà nell'adolescenza mi fece fare le vacanze estive, meravigliosa come sempre, complimenti per la pulizia per le strade, e viva Toni Scilla e votiamo tutti Toni Scilla. Adesso passo immediatamente la parola all'onorevole Gianfranco Rotondo. Grazie, sono felice anch'io di tornare a Mazara del Vallo, io ci sono stato più recentemente perché il mestiere ci porta a essere piuttosto presenti sulle piazze, quindi lo dico alle giovani signore che assumono la direzione di Rivoluzione Cristiana, è complicato liberarvi di noi perché siamo usi a seguire direttamente e personalmente l'elettorato. Anche se un piccolo partito ha il compito difficile di seguire 100 province, 100 città, 20 regioni e ricade sempre sulle stesse persone, il che vale per noi ma anche per voi. Tuttavia io considero importante ovunque, particolarmente in Sicilia, la traccia democratico-cristiana che Rivoluzione Cristiana ha rivendicato in questi anni difficili. Oggi è più facile dirsi democristiani, torna di moda, come tutte le cose classiche tornano sempre, vale per l'abbigliamento, molti buttano via le giacche, io sono prudente, ho una parte della casa dove le conservo perché la moda torna e con qualche correzione tornano buone. Figuriamoci il partito che ha costruito l'Italia, la Repubblica, la democrazia, 7 decenni di vivenza di libertà. È scontato che la presenza dei cattolici nella vita politica italiana avrà un terzo tempo. Il primo è stato la grande democrazia cristiana, il secondo è stato il ventennio della diaspora, ci sarà un terzo tempo che si annuncia. E d'ora in poi sarà più semplice rivendicare questa identità, ma noi l'abbiamo fatto negli anni difficili. In questa legislatura, per la prima volta, non c'è stato in Parlamento nessun gruppo parlamentare che si richiamava alla democrazia cristiana. Ci sono state due piccole presenze. Quella dell'UDC che alla Camera credo abbia 3 o 4 deputati, un solo senatore al Senato, e quella di Rivoluzione Cristiana che prima si chiamava, come alcuni amici che ho salutato poco prima ricordano perché sono stati parte di quella squadra, si chiamava Democrazia Cristiana per le Autonomie. In verità si chiamava solo Democrazia Cristiana. Poi successe che un vostro precedente governatore volle fare la lista con noi, ma chiese di aggiungere il nome del suo movimento e quindi divenne Democrazia Cristiana per le Autonomie.
Trattavasi però di un governatore molto volubile, per cui dopo aver firmato questo simbolo con noi fece la lista con un altro partito. E quindi noi ci trovammo senza i voti del governatore ma col nome suo. E ce lo tenemmo e ci portò anche bene, perché questa Democrazia Cristiana per le Autonomie riuscì per un soffio a fare il quorum e di conseguenza ebbe propri gruppi parlamentari alla Camera e al Senato. Ed è stata l'ultima volta nella storia repubblicana che la Democrazia Cristiana ha avuto i suoi gruppi parlamentari. E noi, tanto per far capire il prodotto qual era, alla Camera eleggemmo anche come capogruppo l'onorevole Policino, così non c'erano più dubbi sulla... In questi giorni, curiosamente, tra l'altro, il Tribunale di Roma in appello ha riconferito il nome e il simbolo della Democrazia Cristiana alla Democrazia Cristiana nostra, che poi si è ribattezzata Rivoluzione Cristiana. Quindi, come dire, quando arrivano i giudici vuol dire proprio che tutto è a favore e in termini evidenti, perché se una sentenza constata la realtà dopo 12 anni, pazienza per i tempi lunghi, ma vuol dire che è tornato il tempo dei cattolici democratici. Quindi Rivoluzione Cristiana, nella legislatura più difficile, in cui sembrava che fossimo solo un intermezzo prima della presa di potere di Grillo e dei suoi bislacchi giovanotti, la legislatura è stata vissuta così. Io penso che i governi di Letta e di Renzi e di Gentiloni siano nati più per la paura di andare al voto che per la convinzione di corrispondere a un'esigenza profonda del paese. Poi, come avviene in politica, d'un tratto le cose sono cambiate. Venendo in macchina, interrogavo l'onorevole Catone sulla attendibilità dell'ultimo sondaggio, che si può ancora citare senza violare la legge, che dà Musumeci al 42%, ma non è questo il dato clamoroso, perché tutto sommato è rimasto dov'è. La campagna è partita con questa cifra e sta arrivando con questa cifra, che speriamo di migliorare, grazie Elena Rivoluzione Cristiana, speriamo, in queste ultime giornate di campagna elettorale. Ma la cosa clamorosa è il crollo del 5 Stelle. Si era parlato di testa a testa, secondo il professor Tiepoli questo testa a testa non ci sarà. Io, detto tra noi, la penso come Tiepoli, senza aver sondato niente. La Sicilia ha una tradizione politica che la rende abbastanza vaccinata dalla suggestione dell'antipolitica. In altre regioni forse questo sarebbe stato possibile, ma in questa regione è difficile, perché esiste una consuetudine alla politica che è un po' necessitata dal fatto che la politica muove più interessi rispetto ad altre realtà regionali, ma un po' nasce dal fatto che nel mezzogiorno, e più si scende, più questa regola vale, la cultura politica non appartiene solo a chi fa la politica, ma è un patrimonio abbastanza diffuso, patrimonio sociale. Un tempo nel sud si era analfabeti, ma si conoscevano i nomi dei 6 o 7 segretari di partito. Adesso si è meno analfabeti, in verità i partiti sono troppi, non si ricordano tutti. Ma io non ho mai creduto al trionfo del 5 Stelle in Sicilia. Ci sarà un risultato importante che corrisponde al disagio sociale che ha gonfiato le vele di quel movimento, ma l'idea che potessero vincere io non l'ho mai considerata attendibile. Detto questo, non vi vorrei dissuadere dalla campagna elettorale, perché per rimanere alla citazione del repertorio democristiano, diceva il vecchio Gava, quando si dice abbiamo già vinto si è già perso, perché si demotivano i sostenitori. Bisogna, diceva lui, suonare sempre la tiana di guerra e dire che mancano pochi voti perché siamo vicini al traguardo ma non ci siamo ancora. Ma che sia buona la tattica di Gava o che sia buona quella che va di moda oggi, per cui tutti hanno già vinto, io so che se siete qui siete accanto a Toni principalmente e mi accogliete in questa battaglia che condividiamo, vuol dire che siete già convinti, non c'è bisogno di motivarvi, e del resto la posta in gioco è altissima.
perché la sinistra si è spersa da sola, ma il 5 Stelle è comunque il competitore di Musumeci e la candidatura di Musumeci e la vittoria del centrodestra è l'unica concreta possibilità di dare un governo alla Sicilia. Il 5 Stelle è il non governo, è la negazione di una possibilità di governo, come si è constatato indifferentemente in tutti i comuni che sono stati affidati dagli elettori al 5 Stelle. Test campione il comune di Roma, dove chiunque venga a Roma può constatare da solo cosa sta avvenendo. Io ho già raccontato stamani a Enna un episodio che mi è capitato al congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati. Sono stato invitato a fare il relatore e c'era una tavola rotonda con il presidente dell'Associazione Magistrati, me, Bonafede dei 5 Stelle, e c'era il procuratore di Roma, il dottor Pignatone, che peraltro è un vostro corregionale. A un certo punto il deputato del 5 Stelle si è rivolto a Pignatone e ha detto: voi avete fatto uscire le intercettazioni della Raggi in campagna, non so, siamo sempre in campagna elettorale, non so cosa si riferisse, per danneggiarla. E naturalmente è calato un po' il gelo, perché si era al congresso dell'Associazione Magistrati, non è il massimo della diplomazia andare lì a fare un rinfaccio del genere. A un certo punto, simpaticamente, il procuratore Pignatone l'ha interrotto e ha detto: scusi onorevole, la interrompo in diretta per dirle che lei mi accusa di un reato impossibile, perché l'inchiesta a cui si riferisce non si avvalsa dell'uso di intercettazioni. E ha spinto la polemica, ma soprattutto ha mostrato qual è il profilo istituzionale di tutti i rappresentanti di questo movimento. Parlano senza documentarsi nemmeno su quello che dicono, cioè come sulla rete, la polemica sulle fake news, tutto il movimento è una narrazione falsa, per cui chi ci abbocca magari prende sul serio le cose che dicono, ma chi appena approfondisce realizza qual è il percorso. Io considero la Raggi una brava persona, per la verità credo che ci sia un accanimento non della magistratura ma della stampa contraria ai 5 Stelle, perché tutti i sindaci prendono un avviso di garanzia come un vaccino, è una cosa inevitabile, perché ci sta un membro del consiglio comunale che gli fa un esposto e naturalmente il procuratore competente apre un fascicolo e doverosamente lo iscrive nel registro degli indagati. Prendere un avviso di garanzia non significa essere un delinquente, significa che uno è indagato perché c'è la necessità. E questo vale per la Raggi e vale pure per i candidati di cui si parla in questi giorni, presentabili e impresentabili. Chi sono i presentabili e chi sono gli impresentabili? Voglio dire, è una polemica surreale ed assurda. Ma difendendo ancora la Raggi, io non mi associo a quelli che dicono i 5 Stelle sono tutti indagati. Se permettete, secondo me sono tutti indagati perché sono tutti incompetenti, non sapendo come si fa un atto amministrativo. Sbagliano, potremmo dire sono delinquenti, no, non sono delinquenti, sono ignoranti, è un'altra cosa, uno sbaglia e allora gli fanno fare cose che magari poi si rivelano anche reati, come dire, se io fossi un loro avvocato direi che vanno assolti per non aver compreso il fatto, ecco, magari l'hanno commesso ma non l'hanno compreso. Il problema qual è? È che se noi affidiamo, dopo la capitale, una delle principali regioni italiane, che è una grande azienda innanzitutto, nelle mani di un ragioniere, cui curriculum non ci racconta quello che ci racconta il curriculum di Toni o di altri candidati sui quali puntiamo, perché Rivoluzione Cristiana viene fino a qui facendo fare a me il giro della Sicilia per dire votate Toni, cosa aggiunge? Nemmeno un voto probabilmente, ma è uno spot politico, è un dato politico, opponiamo la competenza all'incompetenza, una storia di partecipazione alla responsabilità amministrativa, professionale, alla storia della sua comunità, al
sulla approssimazione che si vorrebbe trasformare in un valore. L'approssimazione e l'avventurismo diventa un valore nel racconto grillino. Venite da casa vostra con un click, fate due giri e ve ne tornate a casa. È un percorso che annulla la toga della politica, la straccia, la distrugge, perché se la responsabilità politica si può assumere cliccando 80 preferenze su un computer, facendosi un giro in Parlamento e alla fine tornandosene a casa, chi sono i professionisti della politica? Questi che vanno lì a farsi un giro e se ne vanno e che quindi campano di politica sostanzialmente, o chi dà un contributo di professionalità alla politica e la fa per il tempo che gli elettori vogliono resti nella responsabilità politica, sia una legislatura, due, tre o anche tutta la vita? Perché se Andreotti è rimasto alla guida del governo per tante volte e per tanti decenni è stato eletto deputato, io non penso che si può parlare di Andreotti come di uno che ha truccato le carte. È uno che si presentava alle elezioni, e se i romani gli scrivevano sempre la preferenza anche con un nome lungo, Andreotti, con entusiasmo crescente finché poi la DC se ne stancò al punto che lo nominò senatore a vita, io ho l'impressione che non si può criminalizzare il consenso nella continuità di un servizio alla cosa pubblica. Per cui noi siamo qui a ribadire con forza che l'alternativa vera è tra politica e antipolitica. E la politica perché viene rappresentata? Non solo in Sicilia, ma io sono convinto anche alle elezioni politiche dal centrodestra e da Forza Italia. Perché il Partito Democratico, che pure veniva da una nobile tradizione politica, perché il Partito Comunista ha scritto bene un acuto osservatore su un grande quotidiano di sinistra, con l'attacco di Renzi a Banca Italia finisce la tradizione di responsabilità del Partito Comunista Italiano. I comunisti erano antisistema, ma rispettavano il sindacato, per la verità era dalla loro parte, rispettavano le istituzioni parlamentari, rispettavano la magistratura, e allora c'erano i giudici fascisti che non erano da meno dei giudici comunisti in quanto ad intraprendenza, rispettavano la Banca d'Italia, era un partito affidabile. Oggi il Partito Democratico, gli fai un'inchiesta contro e ti mette sotto inchiesta sui giornali il giudice che li ha indagati, contro la magistratura dopo che per 20 anni hanno detto che noi eravamo quelli che volevano fare l'attacco ai giudici perché mettevano sotto indagine Berlusconi. C'è anche un problema di quantità in verità, perché noi magari ci saremmo lamentati delle inchieste contro Berlusconi ed erano solo le inchieste su Berlusconi, in verità il Partito Democratico città che vai, inchiesta che trovi, è combinato in una maniera, come dire, che sulla grande quantità è comprensibile una reazione un po' più vivace. Attacco violento e senza mediazioni alla Banca d'Italia, attacco al Parlamento, perché diciamolo francamente, se io esco da fuori e grido togliete i vitalizi ai deputati, ma mi applaudono tutti, perché è ovvio che se la gente è in difficoltà economica, non arriva a fine mese, ha il figlio disoccupato, non riesce a pagare il fitto, e tu gli vai a raccontare che il deputato prende il vitalizio, quello gli si girano e dice oh vattene tu e chi te la date. Per cui la cosa più furbesca, che però poi come tutte le furberie non rende, è attaccarsi a questa roba per fare consenso. Che lo faccia Grillo, che è un comico, che guida un partito antipolitico e che galoppa su queste cose, ci può stare. Ma che Renzi si metta a livello di Grillo, attaccando tutte le istituzioni, compreso il Parlamento, che ha riempito per metà il Partito Democratico con la legge che lui dice anticostituzionale, ma grazie alla quale lui ha governato 3 anni, perché il premio di maggioranza gliel'ha dato la legge anticostituzionale. Quando il PD si è messo a ruota di Grillo è uscito dalla corsa, perché la gente tra due schifezze sceglie l'originale, non quella che rincorre la schifezza. Per cui oggi noi qui ce la battiamo col 5 Stelle, non con il PD, perché il PD sì, c'è il fattore Crocetta, ma vedete che anche a livello nazionale è così. Io credo che le sinistre non si metteranno assieme,
e la corsa per le elezioni politiche sarà tra il centrodestra allargato, il Partito Democratico che sarà come in Sicilia terzo e il Movimento 5 Stelle. Quindi il povero Renzi si è fatto due leggi elettorali per fare la sua sfida con Grillo e prendersi i voti del centrodestra, e gli è andato a finire invece che noi ci prendiamo i voti suoi, perché anche in Sicilia, diciamolo francamente, quando si profila il rischio che vincano i 5 Stelle, voi incontrate tante persone di sinistra che dicono di praticare il voto disgiunto, perché il 5 Stelle non lo vogliono al governo. Quindi io sono convinto che il centrodestra dalla Sicilia lancia un messaggio nazionale con la vittoria di Musumeci e porta a un passo dalla vittoria lo schieramento che chiederà le chiavi del paese di qui a qualche mese. È importante riempire di contenuti, di professionalità, la vittoria di Musumeci. Quindi votare Toni, che si presenta con grande sportività, senza giacca, ma l'abito istituzionale lo ha già conquistato e quindi glielo metteremo a misura, e sono convinto che Toni Scilla in assemblea regionale assicurerà non solo a questa comunità una rappresentanza che la farà pesare sul piano regionale e sul piano nazionale, ma assicurerà alla Sicilia un cambio di passo di cui ha bisogno per tornare ai valori di politica che, come dicevo prima, sono nel suo DNA e nella sua più viva tradizione culturale. Quindi con questo augurio, che il vostro applauso sottoscrive e rilancia, io passo la parola al nostro candidato Toni Scilla. Davvero grazie, e sono davvero contento questa sera di averti ospite insieme a tutta la tua squadra a livello regionale, a livello locale, a livello provinciale con Roberto. Non è una frase di circostanza, sapere che chi come te ha avuto e avrà sicuramente un ruolo importante nella gestione del nostro paese, perché ricordo Gianfranco Rotondi è stato ministro nell'ultimo nostro governo Berlusconi, che è l'ultimo governo democraticamente eletto, perché per il resto non si capisce com'è che ci sono soggetti che pensano di rappresentare il popolo, un'azione governativa. Questo è davvero grave per la nostra democrazia. Avere oggi Gianfranco Rotondi qui a Mazara e aver condiviso questa scelta politica è davvero una cosa notevole ed una cosa che ci deve portare tutti a riflettere sull'importanza politica, sociale ed economica del voto che ci appresteremo a compiere il 5 di novembre. Vedete, non è una cosa di poco conto. Io non finirò mai di stancarvi di ripetere a tutti voi che il 5 di novembre è una data storica. Da lì si riparte per ridare credibilità alla nostra terra, dignità al nostro popolo, anche perché sapete bene che per la prima volta dopo 70 anni di autonomia si vota per un Parlamento composto non più da 90 soggetti ma da 70 parlamentari. Capite bene, 20 parlamentari in meno cosa significa sul piano di rappresentanza popolare e sul piano di azione amministrativa. Quindi non possiamo assolutamente consentirci di non vincere questa battaglia. Lo dobbiamo a noi, lo dobbiamo alla Sicilia, lo dobbiamo ai nostri figli. Il 5 di novembre ognuno di noi deve sentirsi attore protagonista. Ve l'ho detto ad ognuno di voi, tutti siamo candidati. La Sicilia, dopo il disastroso, dopo l'inconcludente, dopo l'assurdo governo Crocetta, ma non solo governo Crocetta, il governo di sinistra, e ricordo a me e a tutti voi che la sinistra, caro Gianfranco, è già al governo da 7 anni, perché l'ultima esperienza del governo lombardo ha avuto anche lì il ribaltone e con il Partito Democratico che ha governato la Sicilia. E se i risultati sono questi,
questi, noi non possiamo consentire che ciò continui. L'ha detto bene Gianfranco, fatto una diagnosi, un'analisi davvero splendida, ma non c'era dubbio, visto la portata del personaggio, e ancora una volta lo voglio ringraziare, perché la politica è una cosa seria. La politica è qualcosa di cui andare orgoglioso. La politica è tutto ciò che determina la nostra vita, la nostra quotidianità, il nostro futuro. E oggi avere un personaggio del genere, rispetto a soggetti che utilizzano un microfono soltanto per attaccare, soltanto per dire che gli altri non sono buoni, soltanto per dire che la Sicilia è bruciata, questo non ce lo possiamo consentire. E allora da lì dobbiamo ripartire, dalla voglia di essere propositivi, dalla voglia di fare di questa terra, che è meravigliosa, perché la Sicilia non è una terra normale, la Sicilia è qualcosa di meraviglioso, di stupendo, non so quale altro aggettivo poter utilizzare. E allora tutti noi dobbiamo avere l'orgoglio di essere siciliani, dobbiamo sentirci fortunati ad essere siciliani, e il futuro dipende da noi, perché non è vero che poi possiamo criticare la classe che, politica che ci andrà a governare, perché il prossimo Parlamento, così come tutti gli altri precedenti, sono stati eletti dal popolo. Chi non vota o chi sbaglia a votare non ha poi il diritto a criticare, a parlare inutilmente. Non si può votare per convenienza e poi pretendere che le cose vadano bene. E allora noi tutti insieme il 5 di novembre, con questo simbolo, con il centrodestra moderato che siamo riusciti ad allargare, e questa è una esperienza fondamentale che è propedeutica per vincere le politiche, per ritornare a governare il paese, perché Silvio Berlusconi, che è stato la persona più votata al mondo, scusate, più votata in assoluto in Italia, oggi è fuori il Parlamento con una politica giustizialista che non ha senso, che non ha logica, con una giustizia ingiusta, senza nessun valore per la democrazia e per le nostre libertà individuali. Un soggetto votato da milioni e milioni di italiani, democraticamente, nelle urne, si trova fuori il Parlamento, umiliato a volte anche, però la verità, lo splendore della verità, la dignità, l'orgoglio di fare politica per bene, ci consentirà il 5 novembre di mandare a casa questi soggetti che non sono meritevoli di fare politica, quello con la P maiuscola, e fare in modo che questo centrodestra possa ritornare a dare speranza prima alla Sicilia e poi a tutti gli italiani. Quindi va dato merito a chi ha lavorato per fare in modo che questa coalizione arrivi dalla destra, dalla Meloni, da Salvini, fino ad arrivare al centro moderato, alla Democrazia Cristiana, tutti insieme. Si è deciso di fare qualche passo indietro per fare qualche passo in più in avanti, ripeto, alla Sicilia e ai siciliani. Ora, signori miei, amici miei, amiche mie, 5 novembre abbiamo un calcio di rigore. Forza Italia sarà una lista che prenderà sicuramente il parlamentare, insieme al PD e insieme ai 5 Stelle. Gli altri due seggi si vedrà, dipenderà dalle liste che superano il quoziente, del 5%, dagli scarti. Andiamo su ciò che è sicuro. Oggi Forza Italia fa il deputato. Arrivando primi, noi raggiungiamo l'obiettivo. Dobbiamo arrivare primi. Tutto il resto è poesia. Tutto il resto è demagogia. Cosa fanno gli altri avversari? Cosa fanno gli altri della nostra lista, se hanno fatto l'accordo e se quello ha deciso di votare a quello, sotto banco, sopra banco. Serve che ognuno di noi ci metta la faccia, ci metta la testa, ci metta il cuore e con dignità vada a chiedere il voto, perché noi siamo ancora oggi in grado di chiedere il voto, altri no. E allora, forti anche dell'appoggio di questa squadra, di questo movimento Rivoluzione Cristiana, perché in politica i valori dei moderati, dei cattolici, della parola, della libertà, della famiglia, della fede, se ci sono questi valori c'è una società, se non ci sono questi valori ci può essere una cozzaglia di cose, perché nella vita bisogna essere uomini prima di essere professionisti, prima di essere politici, prima di essere medici, prima di essere imprenditori. E soltanto con i valori democratici, dei cattolici, dei
dei cristiani che credono in queste cose, che credono che la parola deve avere un senso, che credono che l'amicizia è un valore e che credono che un uomo deve essere libero sempre e comunque rispetto ad un potere statale che ci vuole opprimere. Quindi facciamo che tutti insieme, partendo dalla Sicilia, si possa fare in modo che i valori della libertà, della dignità, del cittadino prima dello Stato possano trionfare. Quindi il 5 di novembre tutti a votare Forza Italia, a votare Toni Scilla. Viva Mazzara, viva la provincia di Trapani, viva la Sicilia e viva l'Italia! Io voto. C'è un tempo per capire, un tempo per scegliere, un altro per decidere e agire. Il 5 novembre io voto Toni Scilla. Scegli Forza Italia. Scrivi Scilla.